io vedo, Signore, il cuore tuo aperto. Tu stai mostrando il tuo cuore squarciato. E so di avere io aperto quel cuore, Signore. Io con la lancia del mio peccato. Io ho trafitto il tuo petto. E tu ti sei vendicato, perdonandomi. E la tua vendetta è diventata per me misericordia. Perché questo tu sei, Signore, il Dio fedele. Ecco, da questo cuore sgorga sangue, quel sangue che si è formato nel grembo della madre tua. Ecco, da questo cuore sgorga quel sangue a cui noi attingiamo nell'Eucaristia. E quel sangue ora sta ricoprendo ciascuno di noi e diventa una difesa, diventa una veste splendida. E questo sangue fa di noi dei figli di re. E io so di avere aperto il tuo cuore con la lancia del mio peccato, Signore. Perché so di avere peccato. So di avere trascurato molte volte la mia vocazione di essere adoratore. Quanto poca preghiera nel mio cuore, Signore. Quante parole sulle labbra. Quante parole che non venivano da uno spirito credente. Pietà di noi, Signore. Ti chiedo perdono, Gesù, per non aver avuto cura del mio progresso spirituale, come ci ricordava Monsignor Marini. Ti chiedo perdono, Gesù, per non aver guardato costantemente verso questo cuore trafitto. Ti chiedo perdono, Gesù, ma oggi tu vieni a raggiungermi. Oggi tu vieni a mostrarmi questo amore misericordioso che si apre. Oggi tu vieni a raggiungere me che, come il figlio prodigo, non mi ritenevo più degna di alzare gli occhi verso di te. E oggi tu vieni invece a darmi di nuovo la veste bella e i calzari e l'anello e la dignità di figlia di Dio. Oggi tu torni, oggi tu vieni a riprendermi. E io torno a te, Gesù, e io ritorno a te. Eppure so, Signore, di avere molte volte diviso i cuori. Pietà, Signore, per tutte le volte in cui siamo stati motivo di divisione in casa, sul lavoro, nella chiesa, nelle comunità. Per quante volte con la lancia del nostro peccato abbiamo ferito i fratelli, abbiamo aperto ferite, Signore, è dal tuo cuore che viene a noi salvezza, perché c'è un'onda di acqua che scende come un torrente in piena e dove raggiunge, là c'è la salvezza. Ecco che questo fiume in piena, Signore, viene da questo altare, viene da te presente nell'Eucaristia e sta arrivando ad ogni fratello, ad ogni sorella, a ogni sacerdote, ministro di misericordia. Ecco che questo torrente in piena di sangue ed acqua porta salvezza anche a chi neppure oggi pensava di poterla ricevere. Ecco che il Signore ti parla, fratello, sorella, lascia che questo torrente di grazia giunga nella tua vita, perché è ben per questo che fossi ignaro sei venuto qui, perché questo torrente di grazia ti deve salvare. Glorifica il Signore, glorifica il tuo Dio, gloria a te, oh Signore, tutti insieme, gloria, gloria al Signore che salva, gloria a colui che è amico dei peccatori. Oh Signore, siediti alla mia povera mensa, ho pane raffermo, perché sono egoista. Ho un pane immangiabile, ma tu vieni alla mia mensa e trasformi tutto
in cibo prezioso e siamo sfamati da te. Gloria a te, oh Signore. Gloria, gloria a te, oh Signore, per la mensa dei peccatori che diventa il banchetto del Re. Gloria a te, oh Signore. Gloria. E attraverso il tuo cuore, Signore Gesù, noi veniamo al Padre, perché abbiamo aperto noi questo cuore con il nostro peccato, l'abbiamo ferito il tuo cuore, ma tu attraverso questa porta ci inviti ad entrare al banchetto e il Padre apre le braccia e ognuno di noi è abbracciato, non c'è nessuno escluso, non c'è nessuno che in questo momento non sia toccato dal tuo amore. Gloria a te, oh Signore. Eravamo allontanati da te, incalzati dai nemici. Ora tu ci riconduci in trionfo, come sopra un trono regale. Tu hai deciso, Signore, di spianare tutte le rughe perenni dei nostri peccati. Tu hai colmato le valli, livellando il terreno. Tutti i nostri abissi sono stati colmati dal tuo amore. Ora noi procediamo sicuri sotto la gloria di Dio. Gloria a te, oh Signore. Dalle regioni più lontane e ti ho detto: mio servo tu sei, ti ho scelto, non ti ho rigettato. Non temere, io sono con te. Non smarrirti, io sono il tuo Dio. Ti rendo forte, ti vengo in aiuto, ti sostengo con la tua destra, con la mia giustizia. Non temere, io ti vengo in aiuto, tuo Redentore è il Santo di Israele. Questo è il popolo di Dio, è il nostro Dio,
e allora lode il Signore, benedice il Signore, tu che sei stato scelto come popolo del Signore, alza le braccia in nome del Signore, fa alleanza con Lui, e lode e glorifica il suo nome, lode a te Signore. Santo sol.
Signore, tu sei qui davanti a me. Ma non sei venuto né a giudicare, né a condannare, né a castigare. Tu sei venuto a salvare. Tu sei venuto a sciogliere ogni legame. Tu sei venuto a liberare la mia vita. E questa è la mia adorazione, Signore, stamattina. La mia adorazione nel luogo esistenziale nel quale mi trovo adesso. Tu conosci la mia vita, la mia esistenza. Tu conosci le catene che mi tengono legato. Tu conosci, Signore, le situazioni difficili che molto spesso non mi fanno alzare lo sguardo verso di te e che mi allontanano anche dalla tua misericordia. Ma stamattina, Signore, io volgo lo sguardo verso di te perché tu volgi lo sguardo verso di me. Tu sei qui davanti a me, oh Signore, e mi guardi e mi ami. Grazie, Signore. Vogliamo togliere dai nostri piedi i calzari sporchi della nostra umanità. Siamo venuti qui alla tua presenza, forse davvero, con questi calzari sporchi, delle nostre catene, delle nostre prigionie, delle nostre mancanze. Ma vogliamo entrare alla tua presenza, perché il luogo che tu ci hai preparato da calpestare è un luogo santo, è un luogo di santità. Signore, vogliamo togliere dai nostri piedi i calzari della paura, i calzari della depressione, i calzari dell'angoscia, i calzari dell'immobilismo, i calzari del ripiegamento su noi stessi, per entrare nel luogo della tua santità, che è il luogo della gioia. Signore, in questo momento non voglio neanche pensare a tutti i problemi che mi affliggono, perché sono i calzari sporchi che porto ai miei piedi, ma adorare te, Signore, e benedirti con tutto il cuore, ringraziarti, lodarti, perché tu hai visitato la mia terra e l'hai resa un luogo di santità,
un luogo benedetto. Signore, vogliamo togliere dai nostri piedi anche i calzari dei rimorsi, i calzari della paura, che ci impediscono di guardare la tua misericordia, i calzari della solitudine. Signore, noi veniamo invece davanti a te, nudi, con la lode sulle labbra, e ti benediciamo, ti adoriamo, e ti diciamo lode a te, oh Signore. Lode a te, oh. E ti diamo gloria, 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 perché ci innesti e ci metti in un luogo di santità, gloria, gloria, oh Signore, perché entriamo nel luogo della tua misericordia, gloria, entriamo nel luogo della tua passione e resurrezione, gloria, entriamo nel luogo nel quale tu hai versato il tuo sangue per la nostra salvezza, gloria, 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 diamo gloria al Signore con tutto il cuore. Dimentica i tuoi problemi, i tuoi affanni, e dai gloria a Dio in questo momento. Gloria, gloria, gloria a Dio. Gloria.
autore e perfezionatore della nostra fede. Egli, cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce. E la gioia di Gesù, mentre moriva in croce, era vedere te salvato, liberato, santificato, glorificato accanto a Lui. La gioia di un padre, la gioia di una madre è vedere i propri figli che godono insieme a loro la pienezza del bene. Gesù ha affrontato la croce pensando a te. E qui tu ci hai lasciato il segno visibile di questo patto di amore. Lui si è legato a noi con un patto eterno d'amore. E abbiamo davanti a noi Gesù presente. L'Eucaristia è Gesù che ha fatto una cosa sola con noi. Tu e Gesù siete una cosa sola. E non la vi potrà mai separare. Amen. Amen. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore. Gloria a te Gesù. Che sei venuto a chiamare il tuo popolo alla salvezza. Si dice l'Apostolo Paolo, è apparsa la grazia di Dio a portatrice di salvezza per tutti gli uomini. Gesù è la grazia di Dio, è Dio che ti sta amando, Dio che ti ha amato all'eternità e ti amerà eternamente e non ti separerà mai da sé, perché eterna è la sua grazia, eterna è il suo amore. Alleluia! Alleluia! Gloria a te Gesù! È apparsa la grazia di Dio a portatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo. È venuta a conquistare un popolo per il Padre, un popolo santo che proclami le sue lodi. Un giorno il Signore disse a Mosè: ho ascoltato il grido del mio popolo, e rispose mandando Mosè a liberarlo. Dio Padre ha ascoltato il tuo grido e ha mandato Gesù, e in Lui c'è la tua salvezza, è la tua salvezza, è la tua liberazione. La tua liberazione è già segnata, è già decisa, già operata, e si chiama Gesù. Amen. Amen. Gloria a te Gesù. Tu sei la nostra liberazione, e tu hai compassione di questo popolo che soffre. Tanti figli, Signore, si stanno allontanando perché si sentono feriti, dandolo smarrito il senso della vita, ma tu non li hai abbandonati e non li stai abbandonando. E oggi sei qui in mezzo a noi, Signore, per sciogliere tutti dalle catene di Satana, per scioglierci dall'ignoranza, per scioglierci dalla corruzione. Grazie, Signore. Grazie, Signore Gesù. Gloria a te, Signore. Amen. Gloria a te, Gesù. Accogliamo questa parola profetica. I magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli e, dopo averli caricati di colpe, li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò loro i piedi. Ma Paolo e Sila, verso mezzanotte, in carcere, in preghiera, cantavano inni a Dio mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono le porte e caddero le catene di tutti. Amen. Come Paolo e Sila, forse nel buio della mezzanotte della nostra vita, oh Signore, nell'ora ti glorifichiamo, Signore, ti glorifichiamo e ti continuiamo a dare gloria con tutto il cuore. Gloria, gloria,
ti appartenga, zelante nelle opere buone, sciolta dai legami di Satana, dai legami degli inganni del mondo. E Gesù sta passando in mezzo a noi, fratelli, a liberare molti che sono dominati dalla ribellione contro Dio, a motivo delle sofferenze, degli ostacoli, delle preoccupazioni. Satana ha ingannato tanti, ingannò Adamo ed Eva, facendo vedere loro che l'ordine di Dio era per loro un limite alla loro libertà, ed essi si ribellarono. Gesù sta passando in questo momento, fratelli, e sta toccando tanti in mezzo a noi, facendoli vedere la sua croce, su cui lui si è immolato, dove lui ha deposto tutto se stesso per obbedire al Padre che voleva la nostra salvezza, e sta toccando tanti in questo momento ad accettare la propria situazione, ma lodando e ringraziando il Padre, come dice il Signore stesso: le tue montagne io le trasformo in strade, i tuoi ostacoli sono per il Signore un'occasione per salvarti e amarti ancora di più. Le tue montagne diventano strade. Non sono barriere per il Signore. Perciò chiunque reggerà gli uni dentro di sé, prova a lodare, a ringraziare il Signore in questo momento per le proprie difficoltà, per le proprie sofferenze, per le proprie malattie, per gli insuccessi, per le delusioni. Sono montagne che Gesù sta abbattendo adesso per trasformarle in strade, autostrade della grazia, della misericordia. Amen. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Grazie per l'amore, per la tua croce che stai mettendo nel cuore di tanti. Grazie, Signore. E lì te la bontà del peccato fa sovrabbondare la grazia. Grazie, Signore. E il Signore, fratelli, sta passando in mezzo a questo popolo che lui vuole rinnovato, pieno di potenza, di Spirito Santo. Dice l'Apostolo Paolo: noi viviamo nella carne, ma le nostre armi non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze, abbattere le fortezze e piegare ogni intelligenza all'obbedienza a Cristo. Signore Gesù, tu vuoi riempire, stai riempendo questo popolo di potenza per abbattere quelle fortezze che oggi stanno seducendo tanta parte del tuo popolo, che stanno invitando tanti al peccato, ad abbiurare la fede in te, a essere corrotti. E tu, Signore, li stai riprendendo oggi, donando loro questa potenza. Grazie, Signore. Gloria a te, Gesù. Questa intuizione profetica di Don Fulvio, facciamola diventare esperienza profetica in mezzo a noi. C'è Gesù nel corpo dell'Eucaristia, ma c'è anche Gesù nel corpo mistico che è la Chiesa, che siamo tutti noi. Paolo e Sila stavano nel carcere bastonati, i pieni di ferite, e lodavano Dio, ma con loro c'erano prigionieri che non avevano la forza di pregare, non avevano la forza di lodare. Ed è probabile che accanto a te ci sono questi prigionieri, che accanto a te c'è qualcuno che è così ripiegato su se stesso, che non ha la forza neanche di alzare lo sguardo verso Gesù. E allora sii tu Paolo in questo momento, sii tu Sila, sii tu la forza che passa nel potere dello Spirito Santo in questo popolo, come ha detto Don Fulvio, che passa in questo popolo. Prendi la mano di chi ti accanto, stringi la tua mano e chiedi per lui, come Gesù, una potente effusione di uno spirito di liberazione, perché le catene che sono ai piedi di questo fratello che è accanto a te e sono alle mani di chi è accanto a te possano cadere nel nome di Gesù, della sua gloria, e chiedi il potere dello Spirito in questo momento. Lo chiediamo come corpo mistico, è Gesù stesso che sta pregando in noi, che sta pregando attraverso di noi.
e invochiamo la potenza dello spirito di liberazione, la potenza dello spirito di liberazione su chi è accanto a noi, su di piazza. Tu stai prestando la tua voce, le tue labbra, la tua fede, il tuo cuore a Gesù in questo momento. E Gesù ci dona lo spirito come fuoco, come fuoco che... alla corruzione, alla sensualità,
non viene da Dio. Da Dio viene l'amore, la comunione, il dono della vita, non l'uso e l'abuso. Questo è da Satana e questa malizia è entrata in tutte le case ormai. È dominante anche in mezzo al popolo di Dio. E dove c'è malizia non c'è preghiera, dove c'è malizia non c'è fede, dove c'è malizia non c'è comunione d'amore, dove c'è malizia c'è morte. E Gesù è qui per dare vita a questo popolo. E davanti a Gesù, perciò, fratello, tu adesso, tu sorella, butta la tua malizia, rinnega la tua malizia, perché Gesù deve vivere in te. Lui vuole un popolo santo, un popolo misericordioso, un popolo potente nella grazia. Ma dove c'è malizia, c'è Satana, non c'è Dio. Rinneghiamo la malizia, non condanniamo chi è malizioso, perdoniamo, ma buttiamo via la malizia noi stessi, perché Dio vuole guarire le nostre relazioni, perché i gruppi non crescono, perché c'è la malizia, perché non si riesce a pregare, perché c'è la malizia. E c'è qui Gesù a supplicarci, fratelli. Tanti in mezzo a noi hanno paura di deporre la propria malizia. Signore, chiedimi tutto, ma non quel di rinunciare alle mie passioni. Proprio questo il Signore ti sta chiedendo e ti vuole liberare, perché il tuo sguardo sia luminoso, perché sul volto dei tuoi bambini ci sia la luce, perché ringrazia e dona la grazia, la bellezza, la santità, e questo popolo sia un popolo che redime l'umanità. Amen. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore, che stai portando la nostra vita. Stai pronunciando una verità sulle nostre esistenze e stai dicendo a tanti spiriti che ci accusano e che ci tiranneggiano di andare via. Sei tu che stai comandando questo, Signore, perché tu sei lo spirito di verità e lo stai dicendo ad alcuni spiriti di suicidio che sono presenti qui in mezzo a noi, ad alcuni spiriti di disistima profonda. La verità è che tu sei amata da Dio, tu sei salvata da Gesù nel suo sangue. Questa è la verità che ti libera. Tu sei il tuo fallimento, tu non sei i tuoi problemi, tu sei un figlio benedetto da Dio e salvato da Dio. Questa è la verità. Brucia davvero nel potere dello Spirito tutte queste menzogne. È lo spirito di menzogna che circonda la tua famiglia. C'è uno spirito di menzogna. Chiedi allo Spirito Santo di bruciare questo spirito di menzogna, perché la verità è nello spirito di verità che ti farà libero. E chiedilo con gioia, con fede, questo spirito di verità. Non pensare ai tuoi fallimenti con tristezza. Pensa ai tuoi fallimenti come il luogo della salvezza che in questo momento Gesù nello spirito ti dona, perché brucia ogni spirito di menzogna e di male. Thank you.
Guarda, o Padre, al tuo popolo che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo sacramento, e fa che attinga da questa sorgente di grazia frutti di salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Grazie Signore perché la tua benedizione sta raggiungendo non soltanto le nostre vite, ma tutti i luoghi e i tempi della nostra vita. Perché tu ci benedici qui, ma benedici il nostro passato, benedici il nostro presente e benedici il nostro futuro. Perché tu sei l'Emanuele, tu sei il Dio con noi. Dillo a fratello accanto, lui è l'Emanuele. È il Dio con te. Lui è l'Emanuele, Dio con te. Non aver timore. Dio con te. E anche questa caratteristica che proprio sarà in mezzo alla folla. E questo segno di Gesù che continua a essere presente, presente. Gesù non sta abbandonando questo luogo. Gesù sta dicendo io scendo di te, io scendo in mezzo a voi e lodiamo, le benediciamo con tutto il cuore. E Gesù, fratelli, ora passa in mezzo a noi e noi obbediamo alla sua parola. Quando lui ci dice, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Gesù ci dà il principio per la guarigione, distogliere lo sguardo da se stessi e fissarlo in lui. In lui c'è la tua guarigione. Lui la tua liberazione, distogliere lo sguardo a te stesso e passarti in mezzo a noi. Gesù, fratello, vuole sciogliere tanti dal viso del gioco. Signore, tu vuoi liberare tutti coloro che sono dipendenti, che non sono capaci di gestire le proprie cose. Noi ti ringraziamo che stai sciogliendo le catene di tanti. Grazie, Signore Gesù. Grazie. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore, stai sciogliendo le catene di molti che sono legati alle sensi, alla sensualità, e tu li stai liberando adesso. Grazie Signore, tu ti fai vicino a ciascuno. Grazie Signore Gesù. E Signore Gesù, fratelli, vuole liberare tante mamme che sono qui in mezzo a noi, che hanno sperimentato la morte dei propri bambini nel loro grembo, ed è una pena che le mamme non dimenticano mai il tuo bambino è in braccio a Gesù, è in braccio a Maria, che ha accolto la sua anima, e la Madonna sta facendo da mamma al tuo bambino. Non lo lascia perdere. L'amore che tu non hai potuto dare lo da lei, e lei dà al tuo bambino tutto l'amore che ha dato a Gesù Cristo e lo fa crescere fino a fargli raggiungere la piena statura, perché entra in paradiso con tutti i santi. Amen. 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 Guarda Gesù, non guardare il tuo dolore. Gesù ti vuole liberare da questo dolore. E Gesù vuole liberare tante in mezzo a noi, fratelli, che sono ferite a motivo del distacco delle persone care che il Signore ha chiamato a sé nella vita eterna. E se non sono morti, sono vivi. Il nostro Dio è il Dio dei vivi, non dei morti. Molti in mezzo a noi hanno il problema che tanti loro parenti, morti senza fede, siano dannati. Ci dice Gesù stesso nel Vangelo. Verrà un tempo in cui anche i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quando l'avranno ascoltata vivranno. Amen. Eterna la sua misericordia. Grazie Signore. E San Pietro aggiunge che
Gesù e la sua morte andò a liberare le anime di coloro che un tempo avevano rifiutato di credere. Amen. Amen. E il Signore Gesù, fratelli, passando, si sta prendendo le sofferenze di tanti, le malattie di tanti, sono sue, tu gli appartieni. Lui sta soffrendo in te e rivolge a te la sua compassione, la sua comprensione, si sta prendendo la tua sofferenza. Grazie Signore, per quanto ti sei liberato adesso da varie sofferenze di parte del corpo. Grazie Signore Gesù, a te la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Gloria a te Gesù. Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, le nostre colpe hai portato su di te. Signore, ti sei fatto uomo appunto come noi per amore. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Dio Padre del Signore nostro Gesù, diciamo tutti, Dio Padre del Signore nostro Gesù, ti ha legato a sé nel suo santo battesimo, ti ha legato a sé nel suo santo battesimo, con un patto eterno di amore, con un patto eterno, sancito nel sangue di Gesù, sancito nel sangue di Gesù, nel quale risiede tutta la pienezza della divinità, nel quale risiede tutta la pienezza della divinità. Sepolto con lui nel battesimo, ti ha fatto risorgere con lui a vita nuova, ti ha reso capace di partecipare alla sorte dei santi nella luce, ti ha liberato dal potere delle tenebre, ti ha trasferiti nel regno del figlio suo diletto, ti ha perdonato tutti i peccati per l'eternità, ha annullato il documento scritto nel tuo debito, ha rimosso ogni tua condanna, ti ha riscattato e liberato dal potere del maligno, ti ha dato il sigillo del suo Santo Spirito, ti ha dato il sigillo del suo Santo Spirito, come figlio ti chiama a prendere parte alla sua eredità, ti chiama a prendere parte alla sua eredità, come partecipi alle sofferenze di Cristo, come partecipi alle sofferenze di Cristo, partecipi anche alla sua gloria, partecipi anche alla sua gloria, sappi che possiedi la vita eterna, sappi che possiedi la vita eterna. Tu che credi nell'unigenito figlio di Dio, tu che credi nell'unigenito figlio di Dio, come figlio il Padre ti ascolta sempre in ciò che gli chiedi, il Padre ti ascolta sempre in ciò che gli chiedi, sotto la guida materna di Maria, in comunione con tutta la Chiesa, con la carità e la parola, va e testimonia ai fratelli peccatori l'infinita misericordia di Dio. Amen. Amen.
rivolgo ai sacerdoti, mi rivolgo a tutti gli animatori del rinnovamento. Le nostre adorazioni, chiamiamo Roveto Ardente, entrano nella volontà di Dio tutte le volte che si fondano sulla preghiera di Gesù. Non lo dobbiamo mai dimenticare. Gesù dice: io pregherò il Padre. Quando era sulla terra gli chiesero come bisognava pregare e Gesù ha comandato a tutti, non a noi del rinnovamento, ad ogni fedele di chiedere al Padre di essere liberati dal male. La preghiera di liberazione non è per gli esorcisti, la preghiera di liberazione non è davanti ai grandi mali della storia, la preghiera di liberazione è nella pratica ordinaria della nostra fede. Quando Gesù si presenta dice: sono venuto a portare con l'unzione dello Spirito la libertà agli oppressi e la liberazione ai prigionieri. Dunque è il ministero di Gesù. E pertanto se gli chiediamo di venire a salvarci, oggi la salvezza entra in questa casa, la liberazione è parte integrante, fondamentale del ministero di Gesù. Questo lo dobbiamo insegnare, trasmettere vitalmente, cioè facendone esperienza, perché ce l'ha comandato Gesù. Un grande nostro padre, cardinale della Chiesa, cardinale Ivan Diaz, tra i primi sacerdoti ad avere ricevuto l'effusione dello Spirito negli anni 70, un giorno mi disse, prendendomi in disparte: molti dei problemi della Chiesa e del rinnovamento e che abbiamo anche fra di noi è perché non abbiamo preso sul serio le parole di Gesù. Non preghiamo la liberazione, dobbiamo pregare di più la liberazione in mezzo a noi. Allora adesso possiamo farlo davvero, un grande applauso, ringraziare il Signore anche per gli strumenti che ha usato, mano del Giulio, e per la fede carismatica di questa assemblea. Acclamiamo al Signore il liberatore, Gesù il liberatore, alleluia! Ricevuto la preghiera di effusione, che lo conoscono, che lo amano, che lo servono, e sono Zaccheo tutti quelli che per la prima volta chiedono questa effusione dello Spirito. Tutti siamo Zaccheo, tutti abbiamo bisogno che si fermi, entri e ci guardi. Ditelo ancora una volta con questa fede e già il Signore entrerà. Ti prego di guardarmi, nessuno si nasconda. È inutile che tu ti nasconda, Lui ti ha già visto. Se mi hai ascoltato, Lui ti ha già visto. Adesso ti sta chiamando, sta per chiamarti. Digli solo, ti prego di guardarmi. Ti prego di guardarmi. Galilea che passando va, uomo di Galilea.
Ho ricevuto l'assoluzione dei peccati in questi giorni, ma la mia anima è maltrattata dal peccato, la mia anima è ferita dal peccato. Non mi basta la tua assoluzione. Ti ringrazio, Signore Gesù, perché mi hai assolto dai miei peccati e mi hai sciolto dal peccato e mi hai dichiarato vittorioso e vivo nella tua misericordia. Ma io soffro, la mia anima soffre. Vieni a guarire la mia anima danneggiata, la mia anima danneggiata dal peccato. Io che sono una donna e un uomo violento, che ho usato violenze, ho l'anima danneggiata da questo peccato. Togli, Signore Gesù, questo spirito di violenza. Togli questo spirito di arroganza e guarisci questo mio cuore, ferito dall'arroganza, ferito dalla superbia, ferito dalla violenza. Sono un bestemmiatore, la mia anima è danneggiata. Sono un ribelle, la mia anima è danneggiata, non l'ho curata. Guarisci la mia anima, Signore. Ho fatto uso di alcol. La mia anima è danneggiata. Ho rubato per far uso di droga. Mi sono prostituita. La mia anima è danneggiata. Guarisci la mia anima, Signore Gesù, e allontana il maligno di mezzo a noi che ci dà fastidio. Signore Gesù, visita i cuori delle persone che hanno subito violenza, la loro anima è danneggiata. Ci sono tante persone che hanno subito violenza nell'infanzia e che hanno subito violenza ancora nei giorni scorsi. Ci sono tante persone che nel silenzio subiscono violenza in mezzo a noi. La loro anima è danneggiata, Gesù. Soffrono, soffrono, non possono parlare. Devono salvare le loro famiglie, le loro case, i loro figli.
la loro anima è danneggiata. Tu hai detto che saresti entrato nella casa. Questo è il momento, Gesù. Visita queste anime danneggiate. E voi sacerdoti, vi prego, supplicate il Signore nel vostro nome sacerdotale, nella potenza della vostra intercessione sacerdotale. Quante anime vengono a voi. Voi sapete che tutto questo è vero. Nessuno più di voi conosce i segreti di Dio. Aiutate questo popolo. Signore Gesù, guarda queste anime danneggiate. Il peccato ha devastato. La mancanza di fede di alcuni deriva da questo. La mancanza di speranza deriva da questo. La mancanza di carità deriva da questo. Aggiungere nuovi peccati a quelli già perdonati deriva da questo. Anime danneggiate, anime devastate, anime che non sono state più curate, anche l'anima di alcuni sacerdoti. Signore Gesù, nel tuo nome, poni la tua mano su queste anime. L'anima è tua, nessuno può toccarla. Nessuno può toccare le anime, anche nel profondo più profondo del cuore più perduto, violento, del cuore più diabolico, lì ci sei tu. Nessuno può avere accesso, solo tu Gesù. Nessuno può prendere le nostre anime, solo tu. Prima che giunga la morte, solo tu hai potere. Per questo ci dici di non dare potere a colui che ci può portare alla morte. Vi dico io chi ha potere su di voi. Tu sei venuto a vincerla, è il tuo sangue, è la tua redenzione, è la tua giustificazione, è la tua salvezza. Sono efficaci anche oggi in mezzo a noi. Grazie Signore per tutte queste anime che nel silenzio stanno ricevendo grazie da te, benedizione da te, guarigione da te. Sono tantissime. Nessuno può fermare la mano di Gesù in questo momento. Nessuna legge, nessun denaro, nessun potere, nessuna paura, niente ferma la mano di Gesù. Tu sei il restauratore delle anime, tu sei il visitatore delle anime, tu sei il liberatore delle anime, tu sei il terapeuta delle nostre anime. Tu, Santissimo Gesù, Santissimo nome, vita di Gesù. Ti prego di guarirmi, ti prego di guarirmi. Lo diciamo adesso tutti insieme e poi faremo un canto in lingue che ci aiuti a lasciar lavorare lo Spirito. Passando va,
questo povero grida e il Signore lo ascolta. Cantiamo ancora per tutti i cuori. Uomo di Galilea che passando va, uomo di Galilea che passando va, il tuo cuore sopra le mani. Uomo di Galilea che passando va, le mani sono il tuo sicomoro, il cuore sei tu, Zaccheo, sopra le mani. Ti prego, ti prego di guardarlo, ti prego di guardarlo, ti prego di guardarlo. E il mio cuore, e il mio cuore guarirà. Ti prego di guardarlo, ti prego di guardarlo. Chiedi che guardi il tuo cuore. Nella Chiesa sono stato ingannato.
avevo posto fiducia in me stesso, sono stato ingannato. Io riconosco il mio peccato, ma il mio cuore è ferito. Ti ringrazio, Gesù, perché mi dici che non ho colpa, che sono liberato, che sono amato, ma io soffro. Il mio cuore soffre. Ti prego, Gesù, guariscimi. Guarisci questa ingiustizia profonda che ho subito. Guarisci questa povertà che ho subito, che è arrivata come una tegola nella mia vita. Questa insonnia, Gesù, viene da questo cuore malato. Questa emicrania viene da questo cuore malato. Penso e mi ammalo. Signore, guarisci il mio cuore, ingannato, impoverito, che ha subito ingiustizia. Signore Gesù, tanti cuori sono soli in ragione dell'essere stati abbandonati. Tanti cuori abbandonati gridano davanti a te adesso, Gesù. Cuori abbandonati, cuori lasciati soli, bambini soli, pur nelle case, anziani soli, pur nelle case, donne, uomini soli, cuori isolati, come vuole il diavolo, come vuole il diavolo. Rimettici, Signore, in un amore, in una comunione, in una confidenza, in una unità, perché io non mi senta più solo e abbandonato. Innestami di nuovo in un gruppo, in una comunità, perché io non mi isoli. Tu non vuoi un cuore solo. Tu hai mandato lo Spirito perché io sia sempre consolato, perché non rimanga solo. Signore, guarisci questa solitudine. Signore, guarisci questo tradimento. Signore, guarisci questo abbandono. Tante persone hanno subito tradimento e soffrono. Tanti cuori traditi, abbandonati, soli. Io non voglio che tu sia solo. Io sono sempre con te. Per questo ti chiedo, Gesù, di guarire questo cuore come segno della tua presenza, come segno efficace della tua presenza, non come una carezza che mi dice che sei qui, ma come una potenza che invade il mio cuore e lo fa sentire amato, perché chi ama non è mai solo, chi è amato non è mai solo, chi può amare non lascerà solo nessuno. Rigenera l'amore nel mio cuore, Gesù, sono già in riserva, sono un responsabile senza amore, sono rimasto solo, sono un animatore senza amore, sto rimanendo solo. Guarisci il mio cuore, Gesù. La solitudine mi ha ferito, la scelta di rompere la comunione mi ha ferito. Il mio cuore ha bisogno di essere guarito, per questo lo alzo dinanzi a te e ti chiedo, Gesù, guariscilo dalla separazione, dal tradimento, dall'abbandono, dalla rottura di comunione, dall'inimicizia. Signore, guarisci il cuore dei gruppi e delle comunità a partire dal cuore dei responsabili. Quando si isolano, non parlano più, non si vogliono più bene, non sono più capaci di guardarsi negli occhi, si evitano, non sanno più sedersi l'uno fianco all'altro, non sanno più gioire l'uno dell'altro. Questo è un cuore che sta morendo. Signore Gesù, guarisci questo cuore, guarisci tutti questi cuori, sono tantissimi, hai un grande lavoro, Gesù, compilo, è il tuo lavoro, è il tuo lavoro, è il tuo segno, è la tua grazia. Benedetto tu sia, Signore Gesù, per tanti cuori che stai toccando,
per tanti cuori che stai visitando, per tanti cuori che sentono una gioia nuova. Ci sono alcune persone che piangono e hanno gioia insieme. Ci sono persone che sentono il cuore liberato come se una pietra che c'era sopra non c'è più. Ci sono persone che sentono freschezza dentro, come un cuore di bambino che sta nascendo. E ci sono persone che hanno un grande combattimento dentro, perché anche se vogliono, non riescono. Anche se sanno che è così, non ce la fanno. La tua grazia sia su queste persone, Signore Gesù. La potenza del tuo spirito tocchi questi cuori indecisi, incapaci, impotenti davanti alla sofferenza, davanti al peccato. Ma guarda i nostri cuori feriti, Signore. Guarda i cuori persi, ci sono cuori persi, si sono persi. Ci sono persone che sono venute qui per ritrovare il cuore. Cuori persi. Ci sono persone con il cuore vuoto. Lo hanno alzato, ma sanno che è vuoto, ha bisogno di essere riempito. Riempi questi cuori, Gesù. Riempi questi vuoti prima che li riempia il maligno. Riempi questi vuoti. Occupa questi cuori, Signore Gesù. La tua grazia li guarisca, li curi, li risani, li riempi. Gesù sta riempendo il cuore, l'effusione dello Spirito è in special modo in alcuni cuori, giovani, giovani. Cadono gli idoli. Tu puoi vedere il tuo cuore finalmente, senza più maschere e schermi. Il tuo cuore è visitato. Gloria a te, Signore Gesù. Diciamolo insieme, gloria a te. In anticipo, più forte. Cuori amati sono i nostri, cuori visitati sono i nostri. Più forte, cuori benedetti. Cuori dove c'è effusione di spirito. Cuori dove c'è forza spirituale. Cuori dove sono infusi i doni, le virtù, i frutti dello Spirito. Cuori aperti per te, cuori desiderosi di te. Gloria a te, Signore Gesù. E adesso i corpi, i nostri corpi davanti a Lui. I nostri corpi, uomo di Galilea, fermati. Uomo di Galilea che passando va, uomo di Galilea che passando va, uomo di Galilea che passando va, uomo di Galilea che passando va. Tocca il mio corpo. Anche su questo palco abbiamo persone che rischiano di perdere la vista. Anche su questo palco, noi che per primi dobbiamo servire siamo malati. Tu hai bisogno di noi, ma noi di te.
Ti supplichiamo, Signore, per i meriti della Tua croce e per i meriti che il Tuo Spirito infonde in noi con questa grazia sovrannaturale e sovrabbondante. Che la Tua mano intanto tocchi chi qui vicino a Te soffre. E adesso, per favore, Gesù, muoviti perché tutti siano toccati da Te. Ti presentiamo tutte le persone che hanno tumori in stato avanzato, bisognosi di intervento, tumori bloccati, e molti che non lo sono, bloccali Gesù. Abbiamo tanti che Ti ringraziano perché il loro tumore è stato bloccato. Anche di questo noi ci accontentiamo, ci basta che Tu lo fermi. Arresta, Signore, arresta questa malattia mortale che ha colpito il sangue, arresta questa malattia mortale che ha colpito la respirazione. Fermati, Signore Gesù, perché i polmoni siano guariti. Fermati, Signore Gesù, perché il cuore sia guarito senza trapianto, prima del trapianto. Accogli, esaudisci, Signore Gesù, il desiderio di queste mamme che chiedono un figlio. Possano dire: la salvezza è entrata nella mia casa e questo bimbo sia innalzato a Te, offerto a Te come frutto della salvezza. Esaudiscile, Signore, sono tante, chiedono di generare vita. Tu, Signore della vita, Tu datore della vita, Tu autore e perfezionatore, perfeziona questa parte malata. Anche negli uomini. I nostri sensi sono malati, Signore, e alcuni non possono fare a meno della vista, dell'udito, del tatto. Non fai avanzare queste malattie, Signore Gesù, e per la Tua misericordia e la Tua grazia guarisci questi sensi. Non domani, oggi, qui, nel luogo dove il Tuo nome è invocato, nel nome dove la Tua gloria scende e riposa come un baldacchino, nel nome in cui tutti acclamano Gesù Signore, nel luogo in cui tutti gli uomini dicono Amen, 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 Padre, sì, lo voglio, sì, lo voglio, Amen, Padre. Grazie perché so che sempre Tu mi dai ascolto. Gesù, la Tua preghiera è la nostra per tutti questi ammalati, in special modo i bambini, Gesù. I nostri bambini adesso. Alcune mamme, alcuni papà li hanno portati con sé per questo. È il momento in cui dovete darli. L'ha detto Gesù. Dategli a me, consegnategli in questo momento. Guarda queste coppie che portano a Te i Tuoi figli, come tua mamma e tuo padre ti portarono nel tempio. E Anna benedisse Dio. La salvezza è entrata.
la spada nel cuore. Maria sentì queste parole: una spada trafiggerà il tuo cuore. Ti supplichiamo, Gesù, in ultimo, togli questa spada da questi cuori, dai cuori di queste mamme, in special modo. Togli questa spada, qualunque sia il nome di questa spada, te lo chiediamo per intercessione di tua madre, che vide la croce risorgere, che vide che la morte non era l'ultima parola, che sapeva che tu eri il figlio di Dio e avresti vinto ogni spada, anche quella che è stata nel suo cuore, vedendoti morire. Tu la rallegrasti, come vuoi rallegrare queste mamme. La morte non è l'ultima parola, te lo dice Maria, lei lo sa. Te lo sta dicendo Maria. Vergine Santissima, ti ringraziamo perché sei stata in questa adorazione, sei stata in questi giorni. Noi senza di te non abbiamo mai fatto cose buone nel rinnovamento, le migliori, anzi, le abbiamo fatte con te. E ti ringraziamo per questa convocazione, ti ringraziamo per questa adorazione nella quale tu per prima avevi lo sguardo verso Gesù. Nessuna più di te, ci ha insegnato San Giovanni Paolo II, si è dedicato alla vista di Gesù. Il primo sguardo quando è nato e l'ultimo sguardo quando è morto. Tu hai avuto questo privilegio. Nessuno più di te ha visto Gesù. Adesso ci giriamo nel tuo cuore di madre tutte le intenzioni che non abbiamo saputo esprimere, tutte le cose che non ho saputo dire, tutte le cose che questi fratelli e sorelle non hanno saputo dire a Gesù. Tu le sai una ad una. Tu hai il volto di ciascuno di noi davanti al Figlio. Completa questa opera che dobbiamo interrompere, perché sia sempre oggi di Gesù, oggi che entra nelle nostre case, oggi che produce salvezza. Diciamo insieme grazie. Ringraziamo la Madonna. Dove c'è il Figlio c'è sempre lei, è qui. E in piedi adesso un forte applauso a Gesù. Una forte acclamazione. E dicono, dicono, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Ripetetelo senza fermarvi. Applaudendo e ripetiamo. Oggi la salvezza è entrata in questa casa, a portatrice di ogni grazia, consolazione, guarigione, liberazione. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Fermati Gesù e non andare via, fermati qui, fai cena con noi adesso. C'è un banchetto per te, c'è gloria per te, c'è un popolo per te, c'è una famiglia per te. C'è un rinnovamento per te, c'è futuro per te in mezzo a noi. Gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Gesù. Un forte alleluia per concludere. Forte, forte. E la sposa della Chiesa ha preso possesso, ha preso di nuova. Alleluia, alleluia. Thank you.
Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore Gesù Cristo, presente in questo santo sacramento. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
sera, di cui ringraziamo Salvatore, ma Don Guido a nome di tutti e lui che deve fare i ringraziamenti, ci diamo una pausa piccola, perché altrimenti sarà troppo tardi. Alle 12:15 inizia la processione di introito alla celebrazione eucaristica, quindi vi preghiamo di fare una pausa di respiro, ma di respiro di stare qui.